Bentornati sul canale, oggi si parla di ozonizzatore e ozonizzazione. Cosa funziona, cosa fa? Parliamo ampiamente per camper, roulotte, macchine, abitazioni, tutto quello che può servire. L'ozonizzatore è un sanitizzante, quindi serve per sanitizzare. La possiamo, che non è così, però la paragoneremo a una sanitizzazione, quindi serve per togliere muffe, batteri, virus e qualsiasi forma vivente che è dentro la stanza, la roulotte, l'abitazione, la macchina che voi state andando a trattare. Questo perché? Ah, e un'altra cosa, toglie anche tutti gli odori. Quindi se avete una stanza dove c'è puzza di fumo, dove c'è puzza di muffa, dove c'è un odore forte e sgradevole, questo ve lo resetta. E vi lascia un'aria fresca con una freschezza particolare, sembra quasi aria di montagna. Che odore ha l'ozono? Ha un odore, sembra quasi di pulito, non so come spiegarlo esattamente, però è molto forte, molto intenso, quindi lo sentite proprio bene come quando lavora la macchina. Allora, cominciamo a snocciolare i vari punti. Cos'è l'ozono? Come funziona? Perché una macchinetta così piccola può fare tanto risultato? Allora, cominciamo a dire, l'ossigeno che noi andiamo a respirare, quindi l'O2, è ossigeno classico, quindi è disciolto nell'aria con una media del 21% e noi lo andiamo a respirare tranquillamente. La macchina ha dentro, all'interno, piastre alimentate a corrente e forma un effetto corona. Questo permette la formazione dell'ozono, quindi O3. Quindi si scindono due parti, cioè due atomi di ossigeno che sono stabili fondamentalmente, perché l'O2 è stabile ed è disciolto nell'aria, diventando ossigeno, quindi O1, e O3, che è fortemente instabile, quindi altamente ossidante. Questa proprietà che lui ha è quella che noi usiamo, è quella che noi sfrutteremo per poter ossidare e quindi, diciamo così, distruggere qualsiasi essere vivente, muffa, batterio o qualsiasi cosa indesiderata in quella parte che noi decidiamo di trattare. Perché noi andiamo a crearlo con una macchinetta in loco e non lo stocchiamo e non lo portiamo lì? Semplicemente perché l'ozono non si può stoccare, perché ha un emivita. Cosa vuol dire? Vuol dire che, esempio, a una temperatura di 30 gradi, la sua emivita ogni 20 minuti si dimezza, quindi se noi abbiamo, esempio, 1 grammo di ozono, dopo 20 minuti ne avremmo mezzo grammo, dopo 40 minuti ne avremmo 0,25 e così via, quindi fino a che non ce ne sarà più in quell'ambiente lì. Quindi non si può stoccare l'ozono, ma si può produrre in loco. Il costo è realmente bassissimo della macchina, è veramente irrisorio ed ha un enorme risultato. Io l'ho provato, vi assicuro, dà un enorme risultato, soprattutto almeno quello che ho potuto valutare subito a livello proprio olfattivo. Quindi elimina qualsiasi odore nella stanza, nell'auto e l'ho provato ovviamente anche nella roulotte, ma tutto questo lo vedremo in un altro video. Adesso vi faccio soltanto lo spiegone generale come utilizzare l'ozonizzatore, come funziona e così via. Abbiamo detto che l'ozono ha un alto potere ossidante, è secondo soltanto al fluoro, che è più potente di lui, se no viene subito dopo l'ozono. Lo possiamo creare con della corrente, facilissimamente creabile. In dosi ovviamente variabili, le dosi le andiamo a vedere dopo a fine video. Adesso vi faccio vedere la macchinetta, questa qua abbiamo preso un 32 grammi ora. Se guardiamo le specifiche, spero di riuscire a farvele vedere. Questa è la targhettina dietro l'ozonizzatore, mi dice che lui sta crea 32 grammi ora di ozono e ha un timer che va da 1 minuto a 60 minuti. Questo è quello che c'è scritto dietro l'etichetta. Non mi rileva i consumi, ma dovrebbero essere intorno ai 110-120 watt ora. Ritorniamo a parlare dell'emivita dell'ozono. Allora, l'ozono è
una dei parametri fondamentali che gli dà più vita è la temperatura. Quindi a 30 gradi avremo una riduzione del 50% in 20 minuti, a 20 gradi invece di temperatura avremo una riduzione del 50% dell'ozono in 40 minuti, quindi dura il doppio nell'ambiente. Capito questo, noi dobbiamo, non dico saturare, però dobbiamo avere una concentrazione abbastanza elevata per far sì che si tolgano, muoiono, si disgregano, si ossidano i microrganismi, muffe, batteri o quello che non vogliamo. Questa concentrazione potrebbe essere un 2 parti per milione, quindi vuol dire uno 0,2 microgrammi per metro cubo, più o meno se ho fatto i calcoli correttamente. Poi dipende che cosa si vuole andare a uccidere, quindi ricordiamo che l'ozono più ricordo che l'ozono con alta concentrazione ossida e uccide qualsiasi cosa, comprese mosche, zanzare, batteri, virus, chi più ne ha più ne metta, tarme, acari, afidi, pulci, zecche, cani, gatti, suocere, qualsiasi cosa che viene a contatto con un'alta concentrazione di ozono viene eliminato, ucciso o disgregato, oppure ossidato. Ricordo che ossida anche materiali, quindi, e questo adesso ne parlo, ricordo che ossida molto volentieri ottone, gomme, nylon, quindi ovviamente cosa fa? Li tende a fare invecchiare precocemente, comprese le apparecchiature elettroniche, per quello che non si deve usare troppa concentrazione per un tempo troppo elevato perché potrebbe andare a danneggiare apparecchiature elettroniche. Questo è il motivo perché tutti gli ozonizzatori, vedete, ha ancora il vecchio, vedete? Non c'è niente di digitale, tutto quanto analogico perché non ha niente di elettronico all'interno. Considerate che qua c'è un'altissima concentrazione di ozono, ok? Quindi, avendo tanta concentrazione d'ozono, se avesse qualcosa di elettronico, lo va a deteriorare molto molto rapidamente. Abbiamo detto una concentrazione minima per uccidere o sanificare il nostro ambiente. Ora, io non posso e non riesco, perché non ho le competenze, fare la concentrazione giusta dell'atmosfera. Quindi, nella mia ignoranza, ho deciso di non dico saturare, però mettere molto di più di ozono di quanto è necessario per essere sicuri che il tempo e la saturazione mi facciano pulizia totale. Faccio un esempio: danno per 150 metri quadri, danno un tempo di 18-19 minuti, 20 minuti. Io per stanze anche più piccole, perché si fa 20 metri quadri, esempio. Per 3 metri di altezza si hanno 60 metri cubi perché si calcolano i metri cubi di aria, ovviamente, che poi andrà a essere trattato. Io l'ho messo anche per un'ora e l'ho lasciato girare per tutta l'ora, quindi il timer massimo è 60 minuti, ho messo il timer massimo. Ho saturato più possibile, non ho avuto danni riscontrabili su quell'ambiente, ma era una stanza normalissima. Ricordo inoltre, quando si fanno i trattamenti con l'ozono, di aprire tutto, armadi, perché lui si infila dove si può infilare e ovviamente fa pulizia. Quindi se avete dei cattivi odori dentro l'armadio, se vale per la roulotte, vale per il camper, vale per le case, vale per qualsiasi cosa. Avete un punto dove non riuscite ad accedere perché è stretto, non riuscite a pulire sopra gli armadi, sotto le scrivanie, eccetera. Lui comunque si infila. Ok, quindi vi va a sanificare anche quel punto. Quindi lasciate aperto che riesce a entrare correttamente nei mobiletti, soprattutto dei camper, tutti i mobiletti aperti, sotto panca, cercate di tenere più roba possibile aperta in maniera che lui si possa infiltrare. E arriviamo a un altro punto, perché l'ozono è più pesante dell'aria, quindi cosa fa?
tende a stratificarsi verso il basso. Si possono prendere due precauzioni. La prima è di metterlo in un punto un po' più elevato. Quindi, esempio, se siamo su una stanza, siamo in una stanza, scusate, possiamo metterlo, esempio, su un frigo, su una scala, su un qualcosa di alto, uno scaffale, che siamo un po' più alti. Ok? Se siamo sul camper, possiamo metterlo su un mobiletto, possiamo metterlo tendenzialmente, non dico a soffitto, però più alto è, meglio è. Perché cosa fa l'ozono? Tende a fare la ricaduta. E cosa fa? Cade verso il basso, si stratifica verso il basso e rimane verso il basso. Quindi cosa succede? Che se noi mettiamo un ventilatore che smuove, magari lo ripuntiamo verso un po' verso l'alto, cerchiamo di dargli un indirizzamento, lui smuove l'aria. Se siamo in abitazione, possiamo fare un ricircolo magari con un condizionatore. Se abbiamo il condizionatore da parete, io l'ho fatto in abitazione con un deumidificatore, ovviamente passando attraverso l'ozono, attraverso il deumidificatore, automaticamente lo non pulisce, però lo sanifica. Quindi se faceva magari un po' di cattivo odore eccetera eccetera, pulisce. Occhio che non pulisce i filtri del condizionatore. Eventualmente uccide cattivi odori, batteri, virus, eccetera, ma non fa la pulizia dalla polvere. Questo scordatevelo. Lui è un sanitizzatore, ok? O se volete proprio esagerare, sanificatore, ma lì poi esageriamo. Comunque, ricordate di smuovere l'ambiente, cioè l'aria dell'ambiente, con un ventilatore più o meno potente, decidetevelo voi, fatevi voi i vostri calcoli. Io esagero con le dosi di ozono per essere sicuro che funzioni, e io ho sanificato per il momento un'autovettura e un'abitazione. Mi sono trovato benissimo, 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 benissimo. Tolto completamente gli odori, tolto completamente qualsiasi forma di cattivo puzza, tolto immediatamente. Zanzare eliminate, e quello è una cosa che ho potuto vedere subito. Zanzare e mosche non ce ne sono più. Praticamente l'ozonizzatore uccide muffe, funghi, batteri, microrganismi dal batterio a salire. Quindi tutto quanto, ricordatevi di togliere le piante se ne avete dalle vostre stanze, se no uccide qualsiasi cosa. Abbiamo deciso di fare l'ozonizzazione. Ho lasciato per un tempo, fino oltre a quanto necessario, la macchina a lavorare. Cosa devo fare? Allora, prima di tutto, quando lei si mette in funzione, non entrare più nella stanza, nella casa, nel camper o nell'auto, perché sennò prende gli occhi, incomincia a fare bruciore agli occhi e bruciore alla gola, e non è assolutamente piacevole. Quindi evitare assolutamente il contatto con le mucose e lasciarlo lavorare. Quindi mettiamo la stanza in condizioni da non entrare più per un po' di tempo, e adesso diciamo anche quanto il tempo. Allora, facciamo finta che il timer lavora per un'ora, ok? Lo facciamo lavorare per il massimo. Quindi decidiamo di accendere il timer un'ora, lo facciamo lavorare la totalità del suo lavoro e di funzionare. Poi, come abbiamo detto, c'è l'emivita dell'ozono, ok? Che si dimezza, eccetera, in base alla temperatura. Una linea buona di pensiero è che dopo 2 ore, che la macchina ha smesso di funzionare, l'ozono non è più presente nell'ambiente, ma si è ritrasformato in ossigeno. Questo può essere vero, può essere non vero. Facciamo una cosa: invece di 2 ore, teniamocene 3, così teniamo un po' più di cuscinetto. Quindi un'ora lo facciamo lavorare e 3 ore non entriamo nella stanza. Quando entriamo nella stanza sentiamo un odore, un profumo di, sembra quasi aria di montagna, non so come spiegarlo, quasi di pulito, non so come spiegarlo esattamente, che permane per parecchie ore. Poi c'è chi vuole aprire le finestre per sentirsi più tranquillo e chi decide di non aprirle. Non è necessario areggiare, però areggiare, nella mia ignoranza, è sempre la cosa migliore. Ovviamente più tardi si arieggia, meglio è, perché lui continua ad andare avanti. Quindi o teniamo le 3 ore, oppure entriamo nella stanza dopo 2 ore e arieggiamo, dopo un'ora e mezza e arieggiamo, oppure
gli facciamo fare le 3 ore, poi decidiamo se arrangiare la stanza oppure no. Guardate, il costo è sotto i 50 euro. Io l'ho preso da Amazon e al momento devo sanificare ancora la roulotte. Per chi mi segue sul canale vedrà i nuovi avanzamenti sui lavori e farò una sanificazione per vedere il risultato. Sanifico pure l'auto. Vi farò vedere sul canale anche la sanificazione dell'auto e la sanificazione della casa, così da riuscire a capire bene, bene, bene come funziona. Grazie mille per avermi seguito, spero di essere stato esaustivo ed esauriente. Se hai delle domande, scrivilo sotto nei commenti, io rimango qua a disposizione. È stato un piacere. Ciao!